Sedicesima giornata nazionale dello sport verrà celebrata anche a Lentini il 2 giugno, grazie all'impegno dell'esperto allo sport del comune di Lentini, Gaetano Caserta. Allora, un programma importante, Lentini a centro anche nel cuore di questa giornata nazionale. Senza dubbio, quando mi fu chiesto dal delegato provinciale CONI, il dottor Eschiavo, di organizzare il Giornale dello Sport a Lentini, non potevo dire di no perché noi abbiamo delle strutture, della location che si prestano benissimo. Era mio piacere affinché a questa manifestazione partecipassero più società sportive di Carrentini e di Francofonte, dove svolgo lo stesso ruolo di esperto dello sport. Però verranno dei ragazzini da Francofonte e da Carrentini, sia con la box sia con la pallavolo. La manifestazione si svolgerà il 2 giugno perché su tutto il territorio nazionale è prevista la giornata nazionale dello sport. E lo sport è vita, lo sport coinvolge i giovani. Lo sport è palestra di crescita, lo sport è l'unica cosa della vita dove non puoi barare. Se sei bravo, sei bravo, le raccomandazioni non servono a niente. Se noi facciamo passare questo messaggio con i ragazzini, ed è quello che mi impegno a fare ormai da quando ho smesso di giocare, da più di 30 anni, faccio il dirigente sportivo. Questo è il messaggio che bisogna dare ai ragazzini, è questo: se sei bravo vai avanti e vinci, se non ti alleni e non fai sacrifici non vinci, e in ogni caso non ti può raccomandare nessuno. Questa giornata, importante per il nostro territorio. Sì, certo, è una giornata fondamentale perché oltre a Lentini poi ci sarà il pomeriggio, maratoniamo a Carlentini, noi il sabato 1 saremo a Francofonte con i veterani dello sport a inaugurare la sezione di Silvio Morina, buonanima, ex calciatore che purtroppo è scomparso prematuramente. Cioè, il territorio per lo sport si muove, facciamo qualcosa, ma soprattutto è importante pensare ai bambini che devono fare sport.